possibilità di partecipare alla corriera di sabato il numero di telefono di Nico Paolone, oppure lo dica dove, da subito direttamente qua. Anche sottoscrivendo si può partecipare. Anche sottoscrivendo economicamente e finanziariamente si può partecipare. Ma perfetto, sì. Buongiorno, io mi chiamo Alessandro Moretto. Gli interventi di oggi sono stati secondo me tutti interessantissimi e diciamo che in alcuni tratti per me è stato come leggere un saggio, nel senso che tante cose che sono embrionalmente magari presenti anche nei miei ragionamenti, uno le sente espresse in modo chiaro, limpido e preciso, e questo dà gioia e anzi ve ne ringrazio. È contemporaneamente secondo me anche un rischio, questo mi rilascio un po' ad alcune cose che sono state anche dette, nel senso che per portare avanti qualcosa di veramente fattivo è necessario essere in tanti, come diceva anche Nico all'inizio. E io vorrei partire dall'esperienza che ho avuto per dire quando abbiamo fatto il referendum e per dire di quando abbiamo fatto i presidi col Comitato Acqua Bene Comune. Numericamente è sempre stato molto difficile, per dire in un presidio, raggiungere un numero di persone molto alto, che è quello che fa pressione, anche quello che fa uscire le notizie. Ci sono stati degli ottimi risultati comunque. Con il referendum abbiamo veramente spaccato. E questo è successo perché secondo me avevamo delle cose molto semplici che erano circolate da molto tempo all'interno della società, di cui molti discutevano e che prima magari non avevano mai preso in mano. E per dire, quando uno va con una bandiera, con una spilletta o comunque con il volantino molto, molto chiaro a parlare con una persona, si possono aprire dei temi di discussione e da quelli far ragionare le persone e portare, diciamo, ingrandire la condivisione su certe idee, su certe tematiche. Come fare questo magari nell'ottica del progetto che noi stiamo qui aprendo oggi? Non lo so di preciso, però mi sono fatto delle idee, nel senso che, partendo proprio da quello che è successo per il referendum, secondo me bisognerebbe puntare molto a inserire dei germi all'interno della società civile, delle cose che viaggiano attraverso tutti i canali disponibili e possibili e che comunque martellano le persone nella loro vita quotidiana. Cioè è un po' un riciclare quello che fa la pubblicità, che secondo me è il massimo, diciamo, responsabile del mondo costruito che abbiamo oggi intorno, nel senso che veicola il tipo di produzioni, veicola il tipo di idee che hanno le persone, veicola gli stili e i comportamenti di vita. Sarebbe bello potersi impossessare della pubblicità. Noi chiaramente non lo possiamo fare, però secondo me, se per dire noi puntassimo a fare un piccolo bollettino periodico nel quale magari c'è l'ordine del giorno delle nostre assemblee, c'è qualche articolo di approfondimento, ci potrebbe stare anche una vignetta, voglio dire, qualcosa che le persone hanno in mano e vedono. Non voglio confinare nell'illegale, ma magari si potrebbe anche dire noi andiamo a votare per una determinata persona. Se questi prosciugano i fiumi e se ne fottono di quello che è in realtà la legge, a me piacerebbe anche fottermi nel dire non votate questo, votate l'altro. Poi adesso qui la sto parlando un po' grossa, ma vorrei solo portare il piano su qualcosa che è veramente fattivo e anche un po' radicale, voglio dire. Quindi così io volevo solo lanciare lo spunto di riflessione sul come tenere aggiornato il maggior numero di persone su quello che noi facciamo, che secondo me è la cosa ancora più importante, di non raggiungere noi stessi dei punti di idea, di conoscenza degli argomenti, se poi non è supportato da un grosso numero di persone. Adesso non ho la soluzione, però vorrei che fosse magari che ci fosse un ragionamento forte su questo. Grazie.